Ciao a tutti, io sono Simone di ioilmiozaino.it e in questo video vi mostrerò il Tropicfeel Shell, uno zaino estremamente particolare e versatile che si espande dai 22 ai 40 litri, essendo così utilizzabile sia come zaino da viaggio sia come zainetto per tutte le vostre avventure. In più questo zaino viene con una serie di accessori pazzeschi, tra cui questo armadio comprimibile e portatile da viaggio che vi mostrerò tra un momento. Su questo canale e sul mio blog io cerco di darvi consigli e metodi per aiutare voi a viaggiare di più e a viaggiare meglio. Io non voglio essere quello che vi mostra solo quanto è bello il mondo, certo ispirarvi è importante, ma per lo più io punto a dare a voi consigli e metodi in modo che voi possiate realizzare i vostri sogni e migliorare i vostri viaggi. Se questo vi interessa, se quello che sto dicendo vi piace, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, cliccare like e cliccare sulla campanella. E adesso diamo un'occhiata a questo zaino. Questo zaino tuttofare si espande dai 22 ai 40 litri, pesa 1,5 kg e i materiali riciclati sono altamente resistenti all'acqua. Include anche cerniere YKK, anch'esse waterproof. Il cuore di questo zaino risiede nella sua versatilità. Qui lo vediamo in modalità da utilizzo giornaliero. Rilasciando il cappuccio vediamo sia la grande capacità di espansione che la possibilità di accesso dall'alto. Sul retro troviamo l'apertura in stile valigia che rende accedere al contenuto estremamente semplice. All'interno posizioniamo il wardrobe system e in un attimo vediamo come lo zaino va da 22 litri a 30 litri. Espandendo il cappuccio fino a capacità massima, arriviamo a raggiungere fino a 35 litri di volume. Infine troviamo il kangaroo pouch, una caratteristica unica che permette di trasportare esternamente le scarpe o altra attrezzatura, aumentando così il volume totale dello zaino. Queste sono le scarpe da viaggio della Tropicfeel, un prodotto davvero rivoluzionario. Se non l'avete ancora vista, vi consiglio di andare a vedere la mia recensione e vi lascio il link in alto a destra. Questo zaino da viaggio si trasforma in base alle vostre necessità e espandendosi cambiano anche le misure e la compatibilità come bagaglio a mano sulle varie compagnie aeree. Secondo me potreste farla franca riempiendo lo zaino al 100% anche nei voli low cost con priority, ma per essere sicuri seguite le percentuali che vi suggerisco sullo schermo. Per quanto riguarda Ryanair senza priority non rientra, però se volete riempirlo pochissimo e prendervi il rischio magari ve la svignate. Per quanto riguarda il trasporto, lo schienale è ben rigido, le imbottiture sono morbide e risultano molto comode. In più creano un piccolo canale per la fuoriuscita dell'aria calda. Gli spallacci sono ergonomici e ben imbottiti. In più hanno questi due piccoli webbing per avvicinare il peso dello zaino al vostro centro di gravità e c'è anche la possibilità di aggiungere o rimuovere una cinghia pettorale tramite questi punti di aggancio situati su entrambi gli spallacci. In fondo c'è una cinghia lombare che voi potete o utilizzare o nascondere incastrandola qua dietro lo schienale, in questo modo, che funziona, è utile, ma non è molto imbottita e secondo me potrebbe essere migliorata. Ci sono alcune cose importanti da sottolineare quando si parla del trasporto e della comodità. Questo è uno zaino che va da 22 litri a 40 litri. Ovviamente il che vuol dire che può essere molto leggero o molto pesante e
il tipo di schienale, spallacci che di solito sono su uno zaino da 22 litri sono diversi da quelli di uno zaino da 40 litri, ovviamente. Quindi questa imbracatura, questo sistema di sospensione cerca di essere una via di mezzo che può andare bene quando lo zaino è strapieno, ma che non è troppo grossa, non è enorme per quando invece lo volete utilizzare come zainetto. Quindi, benché ci siano delle recensioni che dicono ah, lo zaino è scomodo, questo o quell'altro, è vero che quando lo zaino è tanto pieno non è comodo come un Farpoint 40, ovviamente. Però è un compromesso che è stato dovuto fare. Secondo me lo zaino è comunque piuttosto comodo, ovviamente più lo caricate, più lo espandete, meno comodo diventa. Sta un po' anche a voi sapere cosa metterci dentro, come caricarlo e non esagerare con il peso, e ricordarvi che comunque l'idea di questo zaino è quella di viaggiare più o meno leggeri, ok? Comunque sia, a conti fatti, secondo me lo zaino è piuttosto comodo. L'unico minus è quello di questa cintura che, per quanto aiuta, secondo me dovrebbe essere fatta meglio. Passiamo ora alle caratteristiche. Sul cappuccio c'è una tasca per tutti gli oggetti di uso frequente, mentre in fondo sulla parte davanti c'è una tasca segreta che non ha moltissimo volume. Su entrambi i lati invece troviamo due tasche elastiche perfette per borracce o dei thermos. Sul retro c'è un elastico con gancio per legare gli spallacci e trasportare lo zaino con la maniglia sul lato o quella in cima. Dietro allo stesso elastico c'è una tasca nascosta perfetta per il passaporto. E sul kangaroo pouch ci sono degli elastici per il trasporto esterno di altra attrezzatura. All'interno invece è presente una tasca imbottita per il computer e due tasche elastiche con cerniera. Ci sono diversi accessori per questo zaino, tra cui un toiletry kit e un tech organizer che possono essere agganciati esteriormente tramite un sistema di magneti. Una volta agganciati, la presa è molto solida e per rimuoverli dovrete tirare verso l'alto queste due linguette. Farò un altro video dove mostrerò nel dettaglio questi accessori e anche la borsa per la macchina fotografica, anch'essa acquistabile separatamente. Ed eccoci finalmente al Wardrobe System, il sistema di armadio da viaggio portatile della Tropic Feel, che è una delle cose che rende questo zaino così unico e innovativo. Il Wardrobe System è praticamente una cassettiera portatile divisa in tre segmenti che adesso andremo a vedere in dettaglio, che può essere compressa e si infila perfettamente dentro allo zaino. Ci tengo a sottolineare che il Wardrobe System è incluso dentro il Tropic Feel Shell, quindi quando acquistate lo zaino, questo viene con lo zaino. Allora, il sistema è suddiviso in tre scomparti. Quello in alto è suddiviso a sua volta in due sottoscomparti, con questa membrana che li divide, e con questa cerniera per entrambi gli scomparti. Poi c'è una zona completamente vuota, e poi la zona inferiore ha due tasche grandi sui lati e due nel centro, e altre tre più piccole qui e qui, quindi sei piccole. Queste piccole sono migliori per infilarci una maglietta arrotolata, per esempio, quindi ce la fate incastrare, ce la incastrate un po' così. Adesso io lo sto facendo alla veloce, ma se lo fate come si deve viene meglio. E poi, per farvi vedere, per esempio in queste più grandi ci può stare un pantalone arrotolato. Adesso qui metto magari una felpa, un altro pantalone, e qui in cima metto una camicia arrotolata a caso, giusto per farvi vedere un po' come funziona, ma poi nel video degli accessori ne parlerò ancora meglio. Una volta che l'avete riempito, ovviamente ci sta molta più roba, potete utilizzare queste cinghie di compressione per comprimere tutto il carico. Quindi il sistema poi viene tutto compresso. Qui in alto avete una maniglia e un gancio che vi permette di agganciare il Wardrobe System un po' dove volete.
In più sui lati ci sono questi elastici che vi permettono di infilare il laccio in eccesso, e ci sono anche questi due punti di aggancio in fondo, ve li faccio vedere meglio, che vi permettono di agganciare quello che volete, per esempio la sacca della roba sporca o il toiletry kit. Sono da entrambi i lati, quindi ne potete agganciare uno da una parte e uno dall'altra. Secondo me funziona veramente molto bene e rivoluziona davvero il modo in cui si può viaggiare leggeri. In uso il Tropic Feel Shell è agile e gli organizer removibili sono veramente utili. Come casa ambulante, ovviamente, il Wardrobe System rende tutto molto più facile e molto più organizzato, e funziona molto bene anche per il campeggio e le lunghe escursioni, anche se il cinturone a scomparsa non è il massimo e manca la rain cover. Arrivati a destinazione si trasforma in un ottimo zainetto per uso giornaliero, caratteristica che la maggior parte degli zaini da viaggio non ha. Lo zaino e tutti gli accessori sono disponibili in rosso, nero e verde. Ricapitolando i pro e i contro, lo zaino è veramente multiutilizzo. Il Wardrobe System è un accessorio fantastico e il resto degli accessori aggiunge versatilità allo zaino. I materiali sono di altissima qualità e fanno bene all'ambiente. Il prezzo è un po' alto, ma sono praticamente tre zaini in uno più il Wardrobe System, quindi secondo me ci può stare. E dalla parte dei contro c'è soltanto la mancanza della rain cover e questo cinturone lombare che, se fosse migliore, sarebbe veramente uno zaino perfetto. Per concludere, questo è uno zaino che fa un sacco di cose bene e questa è la ragione per cui lo sto usando veramente tanto, e che con lo stesso zaino puoi viaggiare, arrivato a destinazione diventa il tuo zainetto, se devi fare durante lo stesso viaggio avventure, attività di diverso tipo, questo zaino le fa tutte e le fa tutte piuttosto bene. Quindi sicuramente questa è la parte più importante. Il set di accessori secondo me si integra molto bene nello zaino e sono fatti in un modo che vengono veramente utilizzati. Ci sono tanti zaini là fuori che hanno queste features e questi accessori molto MacGyver, ma che poi in realtà non vengono utilizzati, non servono. Invece questo sistema è molto buono. E poi ovviamente apprezzo tanto quello che sta cercando di fare Tropic Feel, creano degli oggetti, dei prodotti che sono fatti per lo più con materiali riciclati, ma materiali riciclati di altissima qualità. Quindi sicuramente mi sento di consigliarvi questo zaino per tutte queste caratteristiche. Ci sono delle cose che potrebbero essere migliorate come in tutti gli zaini, ma secondo me questo è un prodotto veramente veramente valido. Quindi se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like e scrivermi un commento. Andate a vedere la pagina Instagram e quella Facebook. Grazie mille e alla prossima.